Capitolo 3. Comunicare se stessi utilizzando curriculum innovativi. In questo capitolo vedremo dei curriculum innovativi e schemi per poterli creare. Ci divertiremo a vedere quante modalità di curriculum possono essere inventate e quali finalità queste possono avere. Esempi di videocurriculum, intanto. Il classico, un videocurriculum di presentazione delle proprie esperienze, conoscenze e aspirazioni. In particolare, il curriculum, video curriculum che stiamo vedendo è stato girato dall'EBTT presso una scuola turistico-alberghiera della scuola della Toscana, un ragazzo del terzo anno. È stato girato in più lingue, ora noi vedremo la versione in italiano. Buongiorno, mi chiamo Luca Lucchesini, ho 18 anni e vivo a Monsumalo Terme, in provincia di Pistoia. Sto frequentando il quinto anno all'Istituto Alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme, con specializzazione in ricevimento. Parlo inglese ad ottimo livello, francese a livello intermedio e spagnolo a livello scolastico. Ho portato a termine due esperienze all'estero, ovvero uno stage linguistico in Inghilterra di 2 settimane e in Francia di 1 settimana. Ambedue sono stati certificati. Ho anche portato a termine prima l'English Test, ovvero il PET. Per quanto riguarda la mia esperienza lavorativa, ho effettuato una stagione estiva presso la Posta Vecchio Hotel nell'anno 2011, un hotel a 5 stelle lusso alla Dispoli in provincia di Roma. Durante questa esperienza ho affinato le mie capacità ricettive e ho anche, diciamo, utilizzato i principali strumenti presenti alla reception, ovvero computer, POS, stampanti e fax, nonché sono capace di utilizzare anche il pacchetto Office, gestire un account di posta elettronica e navigare in internet al fine di costruire itinerari da poi dare ai nostri clienti. Per quanto riguarda il mio bagaglio personale, deriva anche da esperienze maturate a livello scolastico, dove ho ricoperto la posizione di steward o receptionist a convegni o in differenti hotel. Mi farebbe piacere inserirmi in una struttura di alto livello al fine di poter raggiungere e aumentare le mie capacità per poter poi diventare un giorno direttore d'albergo. Mi rendo disponibile per un colloquio conoscitivo, ringraziandovi per l'attenzione. Come avete visto in questo video curriculum, il ragazzo ha un'impostazione molto classica, ma espone anche il suo curriculum in maniera molto lineare e tradizionale, esponendo prima le sue conoscenze, le sue esperienze professionali, lasciando in fondo quelli che sono i suoi obiettivi e le sue aspirazioni, non dimenticandosi mai di lasciare il proprio contatto per essere ricontattato. Ma vediamo la differenza con un curriculum molto innovativo, girato da una ragazza che si vuole candidare per una professione particolare che già dal videocurriculum potrete capire, anche perché già nella registrazione dimostrerà di avere delle competenze specifiche in materia. Come avete visto, in un solo minuto la ragazza riesce a presentare tutte quelle che sono le sue competenze e conoscenze. Lascia i contatti in fondo e ci fa capire che è sia un'addetta al marketing che una fotografa e quindi ci dimostra già alcune competenze. Ricordatevi sempre che un video curriculum, per essere efficace, ha
Ha comunque una durata molto breve, che oscilla da 1 minuto e 40 a massimo 2 minuti. È sicuramente cambiato il modo di presentarsi e dimostrare le proprie competenze. Anche in un curriculum dobbiamo tenere presente questo. Per esempio, il curriculum oggi, attraverso le nuove tecnologie, si è fatto più tecnologico, innovativo. Usa sicuramente dei linguaggi smart, utilizza moltissime immagini. Ed è rappresentativo della realtà, perché deve poter dimostrare già una competenza, una conoscenza, semplicemente nel guardarlo e nell'osservarlo. L'obiettivo principale dei curriculum innovativi è dimostrare le competenze. Quindi il selezionatore, vedendo quello che avete creato, già comprende, per esempio, quanto sapete utilizzare il computer. Se si tratta di un video curriculum, quanto riuscite a utilizzare alcuni strumenti tecnologici, a parlare le lingue, e quindi già attraverso la presentazione riusciamo a fare quasi una sorta di precolloquio. Ma vediamo altri esempi di video curriculum o di curriculum innovativi. Il primo è Damiano, un appassionato di videogame, che conoscendo perfettamente il suo gioco preferito, ha pensato bene, avendone competenza, di presentarsi alla casa madre, una casa che produce videogiochi e che non lo aveva mai prodotto in italiano. Si presenta riproducendo le stesse immagini del gioco e dimostrando non solo di avere competenze informatiche, ma di conoscere benissimo quelle che sono le caratteristiche dell'azienda. Damiano è stato assunto immediatamente. Imprigionato per 10.000 anni. Esiliato dalla mia stessa terra. Ed ora tu osi profanare il mio regno? Tu non sai cosa ti aspetta. Hi, my name is Damiano Tescaro. I'm 22 years old. I've studied English, German and Spanish at high school, and I recently graduated at University of Padova in New Media and Communications. I've been playing Blizzard's game for ages now, StarCraft, Diablo, Warcraft and World of Warcraft. And I've recently discovered that you guys are working at the localization for the Italian market of World of Warcraft. I've been a huge fan of Blizzard for years, and I really think that hitting the Italian market will be a great move. But as you may know, many Italian people don't actually speak a very good English, so Italian localization is a very good feature at this time. I know I'm the right person for you. So if you want to get in contact with me, you're free to do it. And if you think you're already set with your team and don't need anyone else, just let me ask you one simple question first. Do you really think that you'll be able to handle the Italian horde? Let me tell you. Tu non sai cosa ti aspetta! Come avete visto, Damiano si è presentato in una maniera molto originale e molto adeguata per quell'azienda e per quell'offerta di lavoro alla quale si stava candidando. Ci sono altri curriculum invece che hanno caratteristiche diverse, non sono neanche video curriculum. È il caso per esempio del secondo, quello di Robby, che ha creato un curriculum interattivo per presentarsi a una
azienda che si occupa di software e di videogiochi. Attraverso questo curriculum interattivo non solo ci racconta quali sono le sue conoscenze, competenze e abilità, ma ci dimostra esattamente cosa sa fare e quindi ci dimostra la propria competenza. Il suo curriculum si consulta proprio come un videogioco. Si passa da livelli, si possono visualizzare le sue esperienze, i suoi viaggi e quindi le sue esperienze di lavoro all'estero, gli sport, le sue passioni, le sue competenze in termini di molto specifiche, quindi di software e di programmi, le sue esperienze nel mondo della grafica, altri linguaggi e scritture che sa utilizzare. Infine, l'utilizzo di software in 3D per produrre video. Si passa al terzo livello, l'esperienza. Dove ha maturato e quando ha maturato esperienza e in che cosa? Un'altra esperienza. Esperienza numero 3. Si arriva poi al quarto livello. Come vediamo, le varie pubblicazioni e altre informazioni su di sé. Fino ad arrivare ai contatti, non dimentichiamoci mai di lasciare i nostri contatti. Il gioco è finito e possiamo contattarlo attraverso queste vari contatti in cui lo possiamo trovare. Infine un altro curriculum, quello di Isabel, che fa marketing di se stessa e ce lo dimostra in una maniera molto divertente, addirittura creando qualcosa che va molto al di là di un curriculum. Isabel si è divertita a riprodurre in formato Lego la sua immagine, che montandola il selezionatore, attraverso le istruzioni che sono contenute all'interno, potrà vedere esattamente quali sono le sue conoscenze e competenze. Leggendo le varie istruzioni e montando il personaggio, riuscirà a vedere Isabel nella sua totalità sotto forma di Lego. Veramente una maniera innovativa, sicuramente troppo e sicuramente adatta soltanto a una tipologia di azienda, a una tipologia di mansione, ma questo per farvi vedere che esistono veramente tanti modi di presentarsi e di farsi conoscere. Ed infine altre 25 idee innovative per proporsi. Vi lascio questo link, lo potrete consultare con più calma. Lo vediamo un attimo insieme per vedere le varie possibilità. Un curriculum di un candidato che si presenta riproducendo la sua immagine con un curriculum in mano all'interno del quale possiamo vedere le sue conoscenze e capacità. Curriculum fatti modello infografica, nel quale le conoscenze e le competenze sono descritte attraverso grafici ed immagini. Curriculum in formati molto particolari, tipo book o infografiche che rimandano a giornali. Mario fa un'infografica molto particolare, il suo cervello diviso a sezioni che riproducono poi e schematizzano le sue conoscenze e competenze. Un'altra infografica più classica a flusso. Un curriculum particolare che richiama la carta d'identità di un militare con le varie esperienze e conoscenze al suo interno. Un altro curriculum in formato grafico e anche l'utilizzo di una carta particolare.
un altro curriculum in formato infografica. Ogni sezione colorata di questo cerchio rappresenta conoscenze e competenze particolari. Infine, un altro curriculum divertente. La ragazza si è rappresentata come un fumetto, lascia i suoi contatti e, nelle varie immagini nell'infografica in basso, riporta le sue conoscenze e competenze. Sempre altre infografiche. Un'infografica molto divertente. Il candidato si è raffigurato disegnando il suo profilo e, in maniera quasi fumettistica, giornalistica, descrive le sue conoscenze, competenze e capacità al lato della sua immagine. Un'altra infografica con l'immagine fumettistica del candidato. Un'altra infografica, diciamo in immagine, questa volta una fototessera senza immagine ma allo sfondo, all'interno i contatti e all'esterno si diramano tutte le competenze, conoscenze e capacità del candidato. Un'infografica molto particolare che parte dall'immagine grafica del candidato nella sua stanza e con una sorta di radice descrive tutte le conoscenze e competenze fino ad arrivare alla base. Come avete visto, tante possono essere le soluzioni per potersi presentare. Ovviamente ogni soluzione deve essere adeguata, leggibile, chiara e adeguata all'azienda e all'offerta alla quale ci stiamo candidando. Per il settore turismo, un video curriculum, magari registrato anche in più lingue, potrebbe essere di un notevole impatto.